Un intervento difficile a causa delle vie aeree deviate e ostruite, quello eseguito dall'equipe multidisciplinare dell'ospedale Santeria su una donna quarantenne della provincia di Caltanissetta, alla quale è stato asportato un gozzo della grandezza di 35 centimetri. Ancora una volta l'equipe di endocrinochirurgia, grazie alla professionalità acquisita negli anni e agli strumenti all'avanguardia a disposizione, è riuscita ad eseguire con successo il delicato intervento di tireoidectomia. Un intervento eccezionale non tanto per l'incidenza della patologia sul territorio, ma per la grandezza del gozzo asportato, grande tanto quanto una palla da rugby e del peso di circa 700 grammi. Un'operazione chirurgica ad alto rischio durata circa un'ora. Sì, l'intervento di oggi è stato un intervento particolare, fondamentalmente perché era una grossissima tumefazione tiroidea, non più frequente in questi ultimi tempi, insomma ne vediamo adesso, è molto molto difficile trovare pazienti con simili tumefazioni tiroidee, ma il vero problema era la locazione della ghiandola rispetto all'anatomia stessa del collo, cioè vi era una stenosi, una riduzione quindi di calibro della trachea tale da non poter effettuare una intubazione normale come normalmente si fa orotracheale. Quindi si è proceduto con una tecnica del tutto particolare che poi in realtà era una tecnica degli anni 50-60 che veniva effettuata dai miei maestri di chirurgia, cioè si è effettuata la prima parte dell'intervento in anestesia locale, in modo tale che si potesse esporre la trachea, e poter effettuare quindi la tracheostomia e successivamente approfondire con l'atto anestesiologico vero l'intervento chirurgico. Devo dire che oltre l'aiuto del mio amico carissimo qui accanto, che è il dottore Di Lorenzo, col quale condividiamo gioia e dolori di questa metodica, questa tecnica, siamo ad oltre 1000 tiroidectomie effettuate insieme, e oggi avevo il piacere di avere con me uno dei miei maestri della chirurgia, che è il dottor Giuseppe De Miceli, che è il direttore dell'unità complessa di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo, che mi assiste solitamente per l'atto toracico in questi tipi di interventi. Si è affrontata una patologia tiroidea, ma in questo caso la patologia tiroidea determinava una tale compressione dell'albero respiratorio, in questo caso della trachea, che ha richiesto un approccio multidisciplinare. In questo caso infatti nulla è stato lasciato al caso, ma preventivamente erano presenti contemporaneamente in sala operatoria, oltre ai chirurghi e gli anestesisti, anche gli otorini e i chirurghi toracici venuti da Palermo appositamente per dar conforto, in questo caso, nel caso in cui si doveva approcciare il gozzo per via toracica.